Siamo nati nel 2015 come appunto startup innovativa in seno all'Industrial Ventures, che è diciamo l'acceleratore che ha contribuito a darci i natali. Successivamente, quando abbiamo fatto il percorso di affinamento del business model con Industrial Ventures, siamo usciti appunto con i primi fundraising, ci ha appunto accompagnato Trentino Sviluppo con due campagne di equity crowdfunding chiuse con successo, per arrivare poi ad oggi anche con Invitalia e con altri investitori che ci hanno permesso oggi di essere comunque un team snello. Oggi siamo in quattro, però diciamo siamo focalizzati su aree strategiche appunto per quanto riguarda il business di Bermat. Stiamo sviluppando un telaio micromodulare brevettato a livello internazionale che permette di ottimizzare il processo realizzativo di auto sportive biposto personalizzabile a 360 gradi, che è sostanzialmente poi il prodotto che noi andremo a presentare a fine anno con la prima versione del veicolo da pista realizzato appunto su questo telaio. La passione è nata inspiegabilmente ancora quando avevo 5 anni, ero in questa attrazione fatale, spero non letale, verso questo oggetto magico che ho sempre visto con un qualcosa di incredibile, di curioso. Ho avuto la fortuna di avere amici che mi hanno permesso di avvicinarmi a questo oggetto e quindi metterci le mani dentro da subito, e poi l'ho coltivata sempre diciamo come passione, mai come lavoro, perché sono nel frattempo diventato un avvocato, quindi non un ingegnere, non un designer. A un certo punto della mia vita si è aperto un bivio, con la grande crisi del 2008 mi sono trovato a fare delle scelte molto importanti e molto drastiche. Invece di continuare a fare l'avvocato ho realizzato Bermat assieme ad amici e anche a persone che hanno creduto nel progetto e credono nel progetto, ed oggi siamo a questo livello. Il cliente con il nostro software, che è un configuratore avanzato a cui è stata data come dire, una gamificazione per quanto riguarda la user experience, permette appunto al cliente di fare un percorso di personalizzazione in maniera facile e veloce, emozionale e coinvolgente, proprio come all'interno di un videogioco. Prom Facility è stata fondamentale fin dall'inizio del nostro percorso, da quando siamo nati, perché avendo dei macchinari tecnologicamente avanzati e soprattutto una tecnologia che è fondamentale per il nostro prodotto, che è la stampa 3D, ci ha permesso di lavorare da subito con loro fin dall'inizio del nostro percorso, quindi in fase di progettazione e quindi diciamo con tutti quegli strumenti che hanno loro nella facility, come scanner, software e quant'altro, fino ad arrivare proprio alla realizzazione di componenti in 3D del veicolo che andremo a vedere poi a dicembre, come ad esempio la parte degli interni, quindi la plancia, il cruscotto, e poi ci saranno evoluzioni successive con l'applicazione anche della stampa 3D metallica.